benvenuti a tutti, un calorosissimo benvenuto a tutti i presenti. Per me è un grandissimo davvero piacere poter ospitare oggi la presentazione della prima giornata di primavera del Paio di Venezia. È stata un'idea che avevamo già coltivato non appena appunto il FAI si è insediato, perché lo scopo del FAI, che è la valorizzazione dei beni artistici e culturali della nostra provincia, in questo caso, visto che abbiamo la delegazione bellunese, finalmente devo dire, perché è veramente un grande salto di qualità, non può che passare in qualche modo da un palazzo che è il nostro Palazzo dei Lettori, che è un simbolo per Belluno. Quindi è con grande piacere che stamattina ospito questa conferenza stampa. Cosa dire del FAI? Il suo ruolo è stato negli ultimi 20 anni di grandissima importanza. Primo, per la conoscenza che ha saputo dare del nostro patrimonio artistico, culturale, ma anche ambientale, in ambito nazionale, ma soprattutto anche per essere riuscito a, sotto un profilo più pedagogico, a far sviluppare in tutti i cittadini, ma anche in particolare tra i giovani, una sensibilità maggiore verso questo immenso patrimonio che abbiamo in Italia. In questo senso si può dire che è stato particolarmente lungimirante, perché ha capito Dante Segnano che in questo immenso patrimonio di cui disponiamo è un veicolo importante anche e soprattutto sotto un profilo, possiamo dirlo, anche economico, perché dal nostro patrimonio artistico, culturale, paesaggistico passa anche la promozione del nostro paese, l'immagine dell'Italia in Italia all'estero, e quindi, per quanto riguarda la delegazione di Belluno, l'immagine di Belluno in Italia. Quindi a questo punto non mi resta che passare la parola al dottor Mazzucco, presidente della delegazione, che vi mostrerà i contenuti di questa giornata. Grazie, io ringrazio molto Sua Eccellenza Maria Laura Simonetti, perché devo dire che fin dal primo momento ci ha tenuto in grande considerazione e ci ha dato anche degli stimoli per andare avanti. E di questo, a nome anche della delegazione, porto a lei più sentiti ringraziamenti per quello che sta facendo anche per noi, anche per l'ospitalità che ci dà oggi per la conferenza stampa e per l'apertura della prefettura, che sarà un momento poi anche di chiusura di questa manifestazione, che per noi è una cosa di segno assolutamente meritevole. Per la questione per cui noi siamo qua, voi sapete che il FAI esiste da 1975 e ha voluto interpretare in una chiave un po' singolare, che è quella privatistica, quel principio che è ormai consolidato e adesso riscoperto della nostra Costituzione, che è l'articolo 9, che prefigura la valorizzazione della nostra cultura, della nostra storia, del patrimonio storico-artistico della nazione. Quali sono i nostri obiettivi? Sono proprio quelli nazionali e cerchiamo di calarli nella realtà nostra. Tutelare e valorizzare i monumenti e i luoghi che tra l'altro da noi sono veramente unici. Qui c'è un patrimonio dell'umanità, oltre che una storia molto singolare del Belluno. Compito nostro è anche quello di educare e sensibilizzare la collettività, e i giovani in particolare, al rispetto di questi principi, della cultura, dell'arte, della natura. Poi vedete, vigilare e intervenire, perché anche questo è un problema fondamentale di ogni giorno, di come questa natura incontaminata o i nostri tesori d'arte e del patrimonio, della storia che ci è stata tramandata, che devono essere salvaguardati, tutelati, valorizzati e anche semplicemente fatti conoscere. E il FAI a livello nazionale ha 700 luoghi aperti per il 23 e il 24, che sono le tradizionali giornate di primavera. E costituisce questo evento il momento significativo e più importante dell'organizzazione del FAI.
Voi sapete che, come io faccio proprio mie le considerazioni che ha già svolto il prefetto, noi siamo in una terra che rappresenta la storia, sostanzialmente, o gran parte della storia della nostra civiltà, e dove metà del patrimonio storico-artistico è in questo territorio dell'Italia. E per piccola parte anche il Bellunese ha la sua importanza. Ovviamente queste giornate vengono fatte con nobilissimo scopo di trasmettere cultura, ma anche perché il PAI, essendo un'associazione privata, ha bisogno anche di finanziamenti per raggiungere gli scopi che si è prefissato. E quindi per ottenere i suoi scopi bisogna anche di liberi contributi che si possono dare attraverso le iscrizioni o attraverso anche SMS che poi voi trovate nelle note che vi abbiamo trasmesso. Per raddoppiato in un anno gli aderenti alla nostra associazione. È composto di 13 delegati, parte sono qua e sono anche molto felice che siamo presenti. E ringrazio anche l'assessore Claudia Pagliarello perché è stata una delle fondatrici di questa nostra delegazione. Dopo ovviamente ringrazio per aver lanciato una grossa mano anche su questo lavoro delle giornate di primavera. Abbiamo coinvolto le scuole. Ci sono 4 insegnanti dei licei Galilei, Tiziano e Renier che si sono prestate alla formazione degli studenti perché siano degli apprendisti ciceroni. Sindaco di Feltre, Perenzin, ovviamente prima di tutti il prefetto che ho già avuto modo di ringraziare, l'Ass Industria per la disponibilità per l'apertura dei palazzi e della messa a disposizione anche del personale, le comunità montane del Bellunese e Bellunese Feltrina per averci accordato il patrocinio, così come il commissario della provincia di Belluno e la provincia di Belluno Dolomiti e il consorzio BIM Piave. Noi quest'anno siamo partiti con questa ipotesi, è la prima uscita del PAI di Belluno. Qual era il nostro intendimento? Di far conoscere cose belle, cose che hanno un'importanza, e abbiamo detto qui nel Bellunese verità ve ne sono molte che non sono concentrate solo a Belluno o a Feltre, però diciamo partiamo dalle nostre due capitali, Belluno e Feltre, con gli elementi più significativi, e quindi gli elementi più significativi e dove è passata la storia sono il Palazzo dei Rettori, dove ci troviamo adesso, il Palazzo del Municipio, i palazzi che adesso sono dell'Associazione Industriale, Revi Biscar e Doglioni dal Masso. In Feltre, quello che è noto come la piccola Fenice, che è il teatro della Marina. Gian Antonio Selva e Tranquillo Orsi sono gli stessi che hanno operato alla Fenice di Venezia. Ma anche perché un allora modesto cancelliere della pretura di Feltre aveva allestito in questo teatro alcune rappresentazioni teatrali. Il suo nome era Carlo Goldoni. Ecco, questo è quello che noi vogliamo portare come messaggio alle persone per riscoprire storie, tradizioni, bellezze del territorio. Ecco, spero di aver detto tutto, in caso se vi sono domande siamo in più a disposizione, grazie. Sì. Allora, 2 parole per tentare di far capire la profondità del tipo di messaggio che si vuole cercare di lanciare ai bellunesi, anche tramite i ragazzi delle scuole che si sono prestati a fare da allievi ciceroni e faranno da ciceroni. Il FAI si chiama Fondo per l'Ambiente Italiano, e appunto una delle caratteristiche è proprio quella di avere dei beni culturali non presi a sé, come dire, musealizzati, ma ancora nell'ambiente, dove sono nati e come sono nati. In questo caso le scelte che sono state effettuate di cercare di raccontare ai bellunesi feltrini e all'intera provincia dei luoghi urbani ci raccontano che non ci sono solo le ville venete nel paesaggio veneto, le ville medice nel paesaggio toscano, eccetera, ma ci sono anche delle realtà urbane come le nostre, in cui quello che conta, quello che
sarebbe utile che aiutassimo Bellunesi, Feltrini e tutta la nostra provincia a capire, è che c'è un paesaggio urbano in continua evoluzione, in cui ci sono dei beni culturali, ambientali, architettonici, in questo caso straordinari, contenenti anche dei beni artistici straordinari, ma che sono dei soggetti vivi. Cioè gli spazi urbani, è una delle cose che cercheremo di raccontare come collegamento tra i palazzi che abbiamo, che il Presidente ha elencato. Ci sono dei palazzi, ma ci sarà anche una fase esterna per raccontare la piazza, raccontare l'evoluzione della piazza, e che sono spazi vivi, sono dei palazzi vivi tuttora usati. La prefettura è tuttora il luogo in cui l'emissario del governo in carica, in questo caso il governo italiano, fra qualche decennio o secolo l'Europa manderà qualcuno, ma nel momento in cui abbiamo un palazzo che la città ha costruito per ospitare colui che viene mandato, quella volta dai veneziani, poi da Napoleone, poi dallo Stato italiano nella forma del Regno ed ora della Repubblica, è il luogo che continua ad avere la sua funzione vitale e svolge la sua funzione nello stesso posto per cui era nato. Il palazzo comunale, con tutte le vicissitudini, ahimè, statiche e architettoniche della sua demolizione, parlo dell'enorme e straordinario Palazzo della Caminata del 400, poi demolito dopo l'età napoleonica per il collasso tecnico a cui era arrivato, nessuno sarebbe stato in grado di ristrutturarlo mantenendolo in piedi quella volta, negli anni 30 è stato demolito, ma è stata recuperata la funzione, è stato recuperato tutto il materiale lapideo salvabile ed è stata recuperata anche l'idea di luogo non solo della memoria ma di formazione del futuro, è il luogo in cui si prendono le decisioni, esattamente come in questo palazzo, e quindi laddove ahimè sono andati perduti i grandi affreschi 4-500 Pomponio Matteo e tutti gli altri che decoravano, forse anche Mantegna e Jacopo Montagnana che decoravano il Palazzo della Caminata. A me le conclusioni, io mi ritrovo con poche parole, non voglio essere ripetitiva, perché veramente chi mi ha preceduto ha toccato vari aspetti importantissimi. Posso dire che personalmente sono molto contenta che finalmente questo neonato FAI, a cui appunto avevo partecipato facendo i primi passi, possa trovare espressione pubblica in queste giornate rivolte alla città. Sono molto convinta che sia importantissima questo lavoro che sta facendo il FAI, perché è veramente un lavoro non da dotti che si rinchiudono nei loro spazi di sapienti, ma è un lavoro che si rivolge a tutti i cittadini, e questo è importantissimo anche il metodo con cui questo viene fatto, perché solo il fatto di coinvolgere le scuole e quindi i giovani e quindi gli insegnanti, che sono ancorati purtroppo fortunatamente a dei programmi molto limitati che non tengono in nessun conto la storia dell'arte locale, purtroppo, ecco, questa cosa di riportare l'arte più vicino a chi tutti i giorni la vive, perché come giustamente diceva Marco Perale, quando noi usciamo siamo immersi nell'arte e noi forse non ce ne rendiamo conto da italiani abituati a essere immersi nell'arte, però camminiamo tutti i giorni in mezzo alle cose belle, in mezzo a cose importanti, e quindi è fondamentale che noi riscopriamo questo patrimonio che abbiamo, che è un patrimonio ricchissimo, importantissimo, e che c'è vicino tutti i giorni e che dobbiamo conoscere per poi poter salvaguardare, perché quando si parlava di salvaguardia, la salvaguardia non è nemmeno ipotizzabile se noi non diamo un valore al quotidiano che noi viviamo e non apprezziamo. Quindi questo è importantissimo, e poi devo dire che il Comune, oltre appunto a mettere a disposizione il palazzo, che siamo felici di fare vedere e riscoprire ai bellunesi in un'ottica diversa, perché sono pochi poi in realtà quelli che entrano nella sala consigliare, perché i consigli comunali non sono così frequentati dai cittadini, quindi è un'occasione per riscoprire un palazzo e pezzi di storia della città. Uno degli obiettivi del FAI è appunto quello, come dicevate, di sensibilizzare più giovani. Sì. Fra i 160 iscritti c'è anche una percentuale di giovani? Come sono distribuiti, diciamo? Allora, forse Dina ha più conoscenza di me che ha i dati. Sì, ci sono giovani architetti e ci sono delle scuole che sono interessate e hanno anche manifestato la volontà di iscriversi, di diventare soci e di approfondire i trattamenti naturalistici. La natura ovviamente fa parte, la natura e l'ambiente sono, dopo ovviamente delle varie declinazioni in cui esso può essere interpretato. E poi c'è questa cultura della conoscenza del territorio, vuol dire anche conoscere questo palazzo dove ci
sarà la chiusura anche delle due giornate di primavera per le 17:30, sarà quindi la sua eccellenza prefetto che ci riceverà per concludere, suggellare il momento di terminale di questa giornata, di queste giornate che ci auguriamo abbiano un successo. Versare al minimo 10 euro e in cambio si riceve un biglietto di ingresso, no, per entrare in uno dei monumenti FAI e anche un numero del notiziario del trimestrale della Fondazione. Può essere un primo passo per diventare socio, può essere solo un atto di sensibilizzazione che sarebbe molto bello, proprio lì iscrivermi, sono socia, ma a mio del fare sicuramente, poi ha votato saldo. Grazie. E un'altra cosa, se mi permettete, ecco, vorrei fare un piccolo appello a loro, cioè il sostegno dei cittadini, il sostegno di tutti, ma il sostegno dei media, della stampa, sono assolutamente fondamentali, perché, come diceva l'assessore, finché rimane nelle stanze, sono sempre cose di grande valore, ma diciamo che le loro aspirazioni sono molto limitate. Il veicolo siete voi. Dico il web, ma io ho visto già, cioè da questo punto di vista il FAI è già piuttosto organizzato in questo senso, ma la stampa, in particolare quella locale per i cittadini, quella nazionale per far conoscere meglio, la stampa e i media sono assolutamente indispensabili. Quindi un appello anche a voi, perché veicoliate nel modo più intenso, diciamo così, possibile queste iniziative che sono sicuramente un grande pregio.